Allora, siamo dopo lui, abbiamo realizzato una versione apposita, la 1.25, dove ci permette di vedere la variazione della capacità in tempo reale. Siamo a 1.84 di volt e in questo momento è 48.7 mAh. Abbiamo gestito la sequenza, questa qua qual era la sequenza? Quella con la solfatazione, no? Quindi c'è un'overcarica, poi una scarica normale, un'altra scarica, un'overscarica e poi due cicli normali. C'è il primo esempio di QQ. E siamo pronti per inserire le piastre poi nel futuro sulla bottiglia trasparente dove è possibile vedere poi la piastra senza tasca, giusto? Beh, carine Sì. queste pieghe. Sì. È brevetto, però.